Grazie al presidente Federico Tedeschini, che è uno dei pochi votati in Italia di questi tempi, quindi complimenti per la tua elezione. E perdonatemi se resto seduto, ma è per la scena, perché i nostri mezzi per la diretta che è in corso ci costringono a questo allestimento. Un grazie di cuore per essere qui a tutte le deputate, i deputati che sono fisicamente qui. Aveva ragione ieri Violante, non è virtuale, è un Parlamento in carne ed ossa, fatto da persone vere, e diversamente da tutti gli altri movimenti che creano il movimento e poi si fanno il sito, questo è un caso rovesciato in cui c'è un sito che si è messo in movimento e si è fisicamente incontrato qui. A me non piacciono le espressioni esterofile, per cui più che meet up direi che questo è il primo incontro fisico del Parlamento virtuale, che la stampa, ovviamente col tocco di colore che noi non disdegniamo, anzi ci siamo andati in un certo senso a cercare, perché lanciare un governo ombra e poi un Parlamento virtuale è scontato che attiri qualche titolo un po' frizzante e fa parte del gioco. La stampa si chiede cosa siano questi due prodotti, sono due cose separate e distinte, ma cammineranno insieme, tant'è che il governo ombra è qui a chiedere la vostra fiducia. Il governo ombra è una modalità con cui un gruppo di cittadini, di cui uno è un parlamentare in carica, altri sono amiche ed amici con una storia professionale non sempre coincidente con l'impegno politico, anzi quasi mai, si sono messi assieme con la volontà di contrapporre una idea di programma, di governo e in un certo senso una diversa idea dell'Italia al governo in carica che è guidato dal presidente Renzi. Quindi non solo una sciacquata imitazione del gabinetto di opposizione inglese, ma una modalità per creare una diversa idea dell'Italia da proporre ai cittadini alle prossime elezioni politiche come una idea di governo. E che qualcuno dica: ma questo qui è matto che si candida a premier senza elezioni, si fa un governo per prepararsi e si affianca a chiedere la fiducia a un Parlamento di cittadini in vista di elezioni che non sono convocate, se per sbrigare il titolo dovete certificare che son matto e siamo matti, lo concediamo noi stessi senza allegare cartella clinica. Ma in una stagione in cui vi esorto a osservare che il successo arride solo ai matti, perché se osserviamo le statistiche degli ultimi anni, per 4 volte l'Italia ha dato il governo a un matto carico di miliardi, di successi personali, che ha lanciato a 1000 una squadra, un'azienda di costruzione, ha inventato la televisione commerciale, ha realizzato 40.000 posti di lavoro con le sue forze, ha creato residenze, stili di vita, stili architettonici, modalità di presenza televisiva, in un certo senso un modo di fare cultura che, senza fare complessi discorsi sociologici, tu guardi come veste, come parla e come si muove Matteo Renzi e lo chiami figlio dello stile berlusconiano, non perché imiti Berlusconi, ma perché è nato negli anni in cui le televisioni di Berlusconi hanno impresso il ritmo e la cadenza a un'intera generazione. Sto matto qui che si sarebbe potuto godere in santa pace tutti sti successi, gli passa per la testa di fare un partito, di prendersi il governo, e sono 20 anni che combatte tra gli elettori da convincere e i giudici da convincere in altre sedi. Serie di matti ve ne sono tanti, io sono tra i pochi, vi confesso, che accomodato in quella che con brutta espressione viene detta la casta, guarda con estremo rispetto al movimento del 5 Stelle, perché sarà un matto anche quello, ma è un matto che ha convinto 20 italiani su 100. Ed io, prima di sputacchiare su 20 italiani su 100, sto bene attento a capire perché votano così. Ed entro coi piedi direttamente nel tema
del giorno nelle prospettive del Parlamento virtuale, perché siamo qui, che vogliamo fare, cosa facciamo dopo esserci qui salutati. Noi dobbiamo fare i conti con un modo di far politica che è finito, altrimenti finisce anche la possibilità nostra di partecipare ordinatamente e democraticamente alla vita politica. Ogni tanto voi vedete che c'è qualcuno che fonda un partito. Qui abbiamo tendenze di tutti i tipi, perché, dice bene Giampiero, fermo restando il riferimento alle famiglie politiche presenti in Europa e nel mondo, vi potete iscrivere a qualsiasi gruppo parlamentare, ce ne sono alcuni scontati. Il gruppo della Democrazia Cristiana, perché per inciso in Italia sentite sempre dire non si può rifare la Democrazia Cristiana, e generalmente aggiungono perché è caduto il muro di Berlino. Io vorrei chiedere sommessamente perché cade un muro a Berlino e a Berlino governa la Democrazia Cristiana, è cascato in testa solo a noi, perché solo qui non si può rifare. Laddove, vorrei ricordare, è l'unico discorso di tifo democristiano che faccio, che la Democrazia Cristiana è la prima forza in Europa, con il Partito Popolare Europeo fondato da De Gasperi, Schumann e Adenauer, ed è una delle principali forze politiche nel mondo, dove esiste una internazionale democristiana che è presente nella gran parte dei paesi civili. Così l'altra grande forza è il Partito Socialista. È possibile costituire anche il gruppo comunista, tra poco in collegamento Berlusconi, non glielo dite quando sarà in collegamento, ma abbiamo anche, perché no, è un Parlamento virtuale che si richiama alle forze culturali che hanno fatto la Repubblica. E quando il collega parlamentare virtuale che diceva ma io sono comunista ci posso stare, dico non solo ci puoi stare, ma puoi stare solo qui, perché se vai da Renzi ti metti alla porta, quindi insomma non sono le ideologie che ci fanno paura, ci fa paura l'assenza di ideologie, perché la crisi della politica italiana nasce con la separazione della cultura dalla politica. La cultura non è un accidente o un disturbo o un intralcio all'attività dei partiti, la cultura è la politica. Quando si era democristiani e si votava per la Democrazia Cristiana, comunisti e si votava per il Partito Comunista, socialisti e si votava per il Partito Socialista, destra sociale e si votava per il Movimento Sociale, non c'era una frattura tra la identità, la cultura politica e il contenitore della politica, erano una sola cosa. Oggi tu cosa sei, chiedi al cittadino, ti dirà voto Forza Italia, voto PD, voto 5 Stelle, ma le tue idee, e ti dirà sono democristiano, sono comunista, sono socialista, perché le identità sono rimaste quelle di prima. L'imbroglio è che i contenitori non somigliano a nessuna di queste identità, perché non ne hanno, spesso sono contenitori che vanno avanti sotto vuoto spinto. Allora la prima rivoluzione del Parlamento virtuale, via i contenitori sotto vuoto spinto che lasciamo al Parlamento che muore tra 3 mesi, muore tra 6 mesi, tra 1 anno, tra 2 anni, ma quando muore, il problema di questo Parlamento è la sua sepoltura, perché un Parlamento che ha 173 deputati che hanno già cambiato contenitore, tra i contenitori fasulli che già si sono confrontati alle ultime elezioni, è già un Parlamento a cui dire ciao ciao, nonostante io ne faccia parte. E il Parlamento va rispettato, così come mi è piaciuto il fatto che avete lanciato il messaggio all'inizio, come si usava una volta nei congressi antichi dei partiti veri, e il primo saluto che avete dato attraverso il vostro deputato di Palermo è al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e compatibilmente con la scenografia imposta vi pregherei di alzarci tutti in piedi per salutare il Presidente della Repubblica e rivolgergli un applauso caldissimo, che è l'applauso di una comunità di cittadini che entra nella vita politica con l'idea di cambiarla e di esserne protagonista, non virtuale, non reale, online oggi,
domani nelle 100 città, come stiamo già facendo col governo Umbra, dopodomani nel Parlamento reale, perché quanto meglio farete il vostro lavoro, tanto più probabilmente tanti di voi parlamentari virtuali potranno intestarsi la possibilità di essere anche parlamentari reali, perché è evidente che questa non è una esercitazione di laboratorio, una prova tecnica di trasmissione, è un fatto politico che non ha nessun bisogno di diventare partito, perché sarebbe un contenitore come gli altri, ma è un fatto politico e non c'è bisogno di complesse analisi per dire che i fatti politici, quanto conquistano il consenso, diventano evidentemente protagonisti della politica vera. Qualcuno ha detto e scritto: ma è un Parlamento che si è nominato da solo. È vero, perché naturalmente quando uno si iscrive a un sito e diventa parlamentare virtuale è chiaro che si nomina da solo. Ma potrei dire con una battuta: anche l'altro di cui faccio parte io è un Parlamento che si è nominato da solo. E in fondo i nomi del Parlamento istituzionale li hanno scritti 5 persone, i nomi del Parlamento virtuale li hanno scritti 945 persone, e è più democratico questo qui. Dov'è che cambia? È che i 5 che hanno scritto quel Parlamento lì hanno preso i voti e in base ai voti che hanno preso hanno scritto i nomi di chi li rappresenta. Voi alla rovescia avete scritto prima il nome e adesso vi dovete cercare i voti, perché è evidente che 945 possono anche diventare il Parlamento istituzionale, ma serve che il resto della popolazione voti. Ed è una brutta stagione per cercare voti, perché non so se avete visto i risultati delle ultime elezioni, pare che a votare non ci vada quasi più nessuno. Quando in Emilia-Romagna, che è la regione più classicamente organizzata, dove abbiamo avuto quello che Berlusconi chiamerà il PD, e la quaterna è perfetta, perché mi sembra evidente che il Partito Democratico, pur se a movenze democristiane con gli amici che lo guidano, resta pienamente coerente a tutte le cattive abitudini del Partito Comunista, compresa la purga a quelli che non la pensano bene, che siano il povero Civati, che è l'unico che alza la manina, e dopo aver fatto tante Leopolde col Premier è diventato, questo è un riferimento che dedico a quelli tra i parlamentari virtuali che hanno i capelli bianchi, non so se vi ricordate Michele Achilli, che era l'unico deputato che nel Partito Socialista si opponeva a Craxi e andava in televisione ogni tanto perché era l'unico. Il povero Civati è così nel Partito Democratico, ma da ieri il Premier non ha più solo Civati da picchiare sulla testa, ha anche Berlusconi, e non si è accorto di aver fatto una gaffe leninista che lo incorona finalmente come il primo Premier democristiano che si è mangiato i comunisti, ma mangiandoli ne ha preso le cattive abitudini, perché la prima volta che Silvio Berlusconi gli ha fatto notare che c'era, non è che gli abbia detto tutto quello che gli poteva dire e chissà quante gliene potrà dire, gli ha detto che c'è una deriva autoritaria. Ebbene, voglio ben dire, questo signore qui, sindaco di Firenze, città bellissima, che ha avuto tutto nella gloria della Repubblica, perché all'inizio ha avuto un sindaco santo e poi alla fine un sindaco diavoletto che ha passato all'Italia, dalla Pira a Renzi, con un volo pindarico, per cui da sindaco dice: occhio che io mi ricandido solo a sindaco. Poi dice al Premier: stai sereno. Dopodiché, serenamente come visse, come si scrive nei necrologi, lo manda a spasso e ci si mette lui alla guida del governo, annunzia di voler fare le riforme, cioè di cambiare le regole insieme a noi, incontra Berlusconi, che è il capo del partito principale di opposizione, occhio ai numeri, che ha preso lo 0,3 meno di lui, per cui lui che dice il Parlamento illegittimo, la legge elettorale fasulla, no a Marini, Letta stai sereno e tutta sta roba qui,
si scorda sempre che sulla bilancia delle elezioni lui e il signor Berlusconi stanno pari pari, c'è un soffio di vento che gli ha dato 150 deputati abusivi, resi abusivi dalla Corte Costituzionale, dal cui seno è arrivato il capo dello Stato che è stato votato. Occhio, perché quel Berlusconi lì è sempre quello che ha preso quasi gli stessi voti suoi, quindi è normale che se deve cambiare le regole della politica si debba mettere d'accordo con lui, ma attenzione, perché incontrarlo è una concessione. L'unica cosa che ha detto in questi mesi è: ma io sono l'unico che ha incontrato Berlusconi. Bella forza, gli altri non lo hanno incontrato, non hanno condiviso le regole, sono andati a sbattere 7 su 7 da Occhetto a Bersani, e gli altri chi se li ricorda? Ti è andata bene a te, che hai aperto la strada a un colloquio con l'altra metà del paese, e dei 30 italiani su 100 che non sono rimasti a casa, metà li hai convinti perfino che i voti di Berlusconi potevi prenderli anche tu. Quindi l'affare, caro Renzi, è stato tutto il tuo. Ma quando Berlusconi per la prima volta dice 3 parole quasi tratte da Micromega, perché pure lui ha preso fortunatamente qualche argomento dai suoi oppositori che dicevano a lui: Berlusconi attua derive autoritarie. Oggi è Berlusconi che può dire a Renzi: bella forza, uno che senza essere votato né eletto si colloca premier, fa un accordo di riforma, poi manda a quel paese quelli con cui ha fatto l'accordo e dice al Parlamento: venite come volete da me, purché veniate, perché se no il decreto di scioglimento è pronto e ve ne andate a casa. Il meno che si possa fare è quello di dire che c'è una leggera deriva autoritaria. Come risponde il signor Renzi, democristiano che si è mangiato i comunisti e mangiandoseli si è preso il virus di qualche difettuccio loro? Con la più classica obiezione che i comunisti facevano nei processi sovietici, che l'avversario è matto. Ieri ha fatto dire alla soave Deborah Serracchiani, a sua insaputa presidente di una regione che nei ritagli di tempo governa, perché essendo sempre impegnata in televisione dubito che possa dedicare molto tempo ai friulani, la quale soavemente dice che Berlusconi è commovente. E un altro collega parlamentare reale dice: la famiglia gli stia vicino, perché Berlusconi è a disagio psicologico. Speriamo di averlo sano tra qualche istante in linea, ma questo è il classico modo dei comunisti di dire che chi non è d'accordo con loro è matto. E quindi, se sono democristiani, è un aggravante, perché hanno preso la malattia dei comunisti. Se sono democristiani e comunisti, beh, insomma, li assolviamo per non aver compreso il fatto che nella vita politica di oggi la prima regola è quella di essere diretti, chiari. E allora, per essere chiari, ed è l'unico riferimento alla politica di palazzo che faccio, le riforme sono una cosa buona per il paese, noi le abbiamo iniziate, le completeremo e non ci tiriamo indietro né dal confronto né dal completare l'edificio delle riforme, ma senza ricatti, senza minacce, senza ritorsioni, senza allusioni qua e là a possibilità di ritorsione, ma con la linearità con cui credo che tutte le forze politiche debbano concorrere a una idea di riforma del paese di cui si parla da anni, ma che fin qui non si è realizzata. Cosa farà da domani il Parlamento virtuale? Si cercherà i cittadini, perché se è un Parlamento rovesciato che si è autoproclamato, la cosa che gli manca sono i voti. E avendo un 70% di persone che non vanno a votare, di porte da bussare ne avete che ne avete. Con un'avvertenza: che la politica è cambiata. Io sono l'ultimo che si è preso il telefonino e ne uso uno più che vintage, non sono tecnologico, sono allergico, ma rassegniamoci a una novità: la politica e la rete, e anche qui ha ragione il Movimento 5 Stelle, non sono due accidenti indifferenti l'uno all'altro. La rete è la terza fase della politica, e non c'è bisogno di citare il 5 Stelle, basta citare un solo nome, che è la guida della principale nazione del mondo. Obama ha vinto la sua campagna elettorale sulla rete, perché è la terza fase della politica.
abbiamo avuto i partiti novecenteschi fondati sulla organizzazione. Anche in Italia avevamo il Partito Comunista organizzato, come sapete, la Democrazia Cristiana con le sue sezioni, con il suo collateralismo, il voto cattolico, ed è stata la Prima Repubblica. Poi abbiamo avuto i partiti fondati sulla comunicazione. Abbiamo avuto Berlusconi, la sua straordinaria capacità non di possedere le televisioni, come dicevano i superficiali, ma di saperne dominare il linguaggio con un colloquio diretto col paese, che percepiva che dietro quel linguaggio c'è una persona vera, ed è stata la Seconda Repubblica. Oggi c'è una terza fase in cui la mediazione degli apparati la gente non la riconosce più. Un tempo si diceva: a Fabriano chi rappresenta Berlusconi? Io lo so perché è qui. A Pollena Trocchia chi rappresenta il Partito Democratico? Non lo so, ma non lo sanno manco a Pollena Trocchia, perché non ci sono più i rappresentanti, i mediatori di voti, quelli che possono spostare clientele, consensi, rappresentanze, perché la mediazione degli apparati è saltata. Oggi la novità è che è saltata anche la mediazione della comunicazione. Guardate gli spettacoli, quanti ce ne stanno. E c'è Porta a Porta, che è fondatore del brand, e ce ne sono non so quanti altri, e tra un po' magari il mio portavoce mi bacchetta, perché naturalmente non li conosco, perché non li vedo, non sono un frequentatore, non ci vado, e naturalmente non sono un estimatore di quel genere di spettacoli, ma a me non ci va più nessuno. Cioè sono gli ascolti che vengono meno e che condannano oggi la comunicazione ad essere una sorta di spettacolo in cui chi più alza i toni più cerca di farsi ascoltare. Ma stanno facendo la fine delle urne, perché oggi non va più nessuno a ascoltare o a formarsi un'idea attraverso questi spettacoli. Dunque è finita anche la mediazione della comunicazione. Ieri ho polemizzato con un conduttore che pure ammiro per verbe, il dottor Paragone, che diceva le sue solite cose sulla casta, non casta, le solite cose che servono a fare ascolto, e io gli ho detto: guarda, attacca chi vuoi, tanto non ci sente più nessuno, perché è evidente che la gente volta le spalle alle urne, ma anche a chi usa la politica per fare ascolti con un pollaio ed una contrapposizione ed un rialzo di toni che finiscono disgraziatamente per allontanare ancora di più la gente dalla politica. Allora la terza fase, che è quella che noi attraversiamo, è la fase della democrazia diretta, in cui saltano i mediatori, una fase in cui non c'è più nessun bisogno di ascoltare alla televisione come uno si deve orientare, o di ascoltare quelli che un tempo erano gli opinion leader locali. E allora come si fa? In un mondo in cui il cittadino apre un blog, un sito, una pagina Facebook, si connette e dice la sua, e quattro blogger di quelli che sono presenti in quest'aula hanno più ascolto di uno a caso dei 14 spettacoli politici di cui la televisione è piena tutte le ore del giorno, in una fase qui bisogna essere al passo con la novità e possibilmente precederla. Può il Parlamento virtuale divenire un fatto politico che nel silenzio dei media costruisce e conquista un consenso di cui i media si accorgeranno il giorno dopo e non il giorno prima delle prossime elezioni politiche? È la domanda a cui non do una risposta con l'ottimismo della volontà, ma la lascio a voi con la ragionevolezza che deve guidare le scelte politiche, pur di una comitiva di mattacchioni come noi fuori di qui veniamo rappresentati. Io tendo a dire che la risposta è sì, è possibile, perché si tratta di costruire attraverso il lavoro del Parlamento virtuale e attraverso
L'opera che il governo Ombra continuerà a fare in rapporto col Parlamento virtuale si tratta di costruire una capacità di proposta politico-culturale che dal sito rimbalzi sui territori e si faccia ascoltare anche con un'articolazione a cui faceva cenno Giampiero Catone poco fa, che è necessaria. I parlamentari virtuali di ciascuna delle 20 regioni devono star connessi tra di loro, vedersi, organizzarsi, chiedere anche da parte mia la presenza del governo Ombra è assicurata. Caro Presidente, dobbiamo essere pronti a tornare nelle 20 regioni a far vedere che dietro questo sito, dietro questo lavoro, dietro questa giornata c'è un lavoro che continua, che procede, che avanza, una rivoluzione silenziosa di cui i diffidenti dovranno accorgersi il giorno dopo, ed è bene che sia così, perché se se ne accorgono il giorno prima ci sono tanti mezzi con cui gli abusivi rappresentanti del 30% che vota possono fermare una rivoluzione silenziosa. Ed io di questi mezzi ho sentore e l'ho fatto prima che la testa mi dice che qualche volta ci hanno già provato. Attenti a quelli che non parlano e non camminano, perché talvolta per loro camminano i dossier, per loro camminano le mille capacità che hanno di fermare per tempo le rivoluzioni silenziose che promettono un disturbo. Quindi non vi disperate quando ci sottovalutano, perché la nostra prima missione politica è di farci sottovalutare, perché se li vogliamo fregare dobbiamo assicurar loro che siamo solo quattro matti che si riuniscono a Roma e girano un po' l'Italia a giocherellare con un sito che scimmiotta il Parlamento. Ma tra noi matti diciamoci che quello che stiamo facendo è un proposito scientificamente testato, sul piano dell'esperienza provato da tutti i fenomeni politici che hanno avuto successo in Europa e nel mondo, da Obama a Grillo in Italia, alla Le Pen in Francia. Non c'è fenomeno politico di successo, compreso il successo di cui tanto si parla in Spagna, che è un successo di un movimento lontano da una impostazione tradizionale, che è primo partito in quella realtà attraverso la democrazia diretta e il coinvolgimento dei cittadini. Per cui non voglio scaldare il cuore già caldo di chi a sue spese è venuto fin qui a celebrare un rito non retorico, ma voglio assicurare che questa è una battaglia che oggi inizia e sulla quale spendiamo quel tanto di credibilità che politici un po' antiquati come me e soprattutto giovani, nuovi alla politica, appassionati, seri come voi, che ho ascoltato con attenzione in tutti gli interventi che si sono succeduti in questa meravigliosa due giorni, questa squadra così ben assortita credo che potrà svolgere un compito costruttivo e interessante, e tutto dipenderà dall'impegno che noi metteremo uscendo da questa sala e continuando un lavoro al quale ovviamente ciascuno per la propria parte assicuriamo tutti la più grande collaborazione e il più grande sostegno. Grazie.